Prego, Bene, professore, può buon partire. pomeriggio, bentrovati. Diamo inizio alla nostra sessione pomeridiana e iniziamo subito a ricordare ai relatori che mezz'ora è il tempo loro dato a disposizione, con quel minimo di tolleranza tra persone civili, ma di rispettare questo limite in modo da lasciare poi lo spazio che merita alla discussione. Do quindi subito la parola a Fabiola Giancotti, che ci parlerà di La questione Caravaggio, da Leonardo da Vinci a San Carlo Borromeo. Giancotti, ricercatrice, editore, scrittrice, art curator, ha incominciato la ricerca intorno a San Carlo Borromeo nel fatidico 1984 per la centenario della morte di Carlo, e ha ripreso nel 2010, al quarto centenario della canonizzazione del 1610 di San Carlo, un ricchissimo testo in materia, ovviamente appartenente a presente come studioso in numerose sedi congressuali e non. Grazie a lei, allora le do subito la parola ricordando il termine dei 30 minuti circa. Prego. Grazie molte, buongiorno a ciascuno e grazie dell'invito al professor Papa e al professor Rossi. Voglio ringraziare anche Sira Waldner per molte consulenze in materia anche tecnica. Ecco, io faccio una veloce carrellata su quello che è stata la lezione di Leonardo che Caravaggio avrebbe potuto accogliere nella sua vita e nella sua opera. Naturalmente, diciamo, questa un'indagine che io ho fatto anche in modo approfondito e che uscirà in alcuni testi prossimamente, ma qui diamo soltanto qualche piccolissimo elemento proprio su quello che lui ha raccolto rispetto alla questione di Caravaggio. Ecco, vediamo se riesco a condividere lo schermo. Ecco, lo vedete? Sì, professoressa, vediamo tutto, grazie. Perfetto, ecco. Quindi chiaramente Milano, quando arriva, ci sono 100 anni dalla cena di Leonardo alla canestra di Caravaggio, 100 anni esatti. In questi 100 anni chiaramente sono accadute alcune cose. Quando Leonardo arriva a Milano, Milano è una città di, diciamo, Firenze era 3 volte più piccola di Milano a quell'epoca. Nell'epoca in cui arriva Caravaggio, in cui arriva Leonardo, Milano conta circa 125.000 abitanti. Questa, come vedete, è anche la pianta di Milano disegnata da Leonardo, e sulla base di quello che stava accadendo a Milano, di come Milano è stata ripresa poi anche nell'opera di Leonardo, ci troviamo di fronte a questo meraviglioso capolavoro che è La cena di Leonardo, assolutamente. Quindi 100 anni, queste due opere in qualche modo arricchiscono in qualche maniera anche la città di Milano. Ma qual è la questione? Quando comincia Caravaggio, arriva a Milano, tornando da Caravaggio, i colori della cena non erano ancora sbiaditi, quindi Caravaggio in qualche modo è potuto andare, sicuramente è andato nella Santa Maria delle Grazie per ammirare questa opera, per lui importante. Vediamo un attimo come l'opera di Leonardo possa rappresentare in qualche modo anche la città di Milano. Vedete le foglie, le ghirlande, le mere, le pere, i fichi che si trovano nelle lunette che accompagnano il contesto dell'opera di Leonardo, e queste sono la città di Milano. La cena si inserisce proprio nel racconto della città di Milano, ma anche la cena, il banchetto che noi vediamo. Ecco, quando Leonardo arriva, ci sono Matteo Bandello dice che Leonardo stava molto tempo davanti all'opera e tante volte pensava e non faceva niente anche durante il giorno, no? E quindi stava pensando a come poter dipingere questa cena proprio nel refettorio di Santa Maria delle Grazie.
si trova Leonardo non a dipingere l'aspetto canonico delle scene che c'erano prima di lui, che sono state prima di lui, che sono state dipinte dagli umanisti del Quattrocento. Gli umanisti del Quattrocento, mentre prima dell'umanesimo, diciamo del 1300-1400, le scene erano riprese, le ultime scene, in maniera circolare, dal Quattrocento in poi sono, come vedete, Andrea del Castagno, Pietro Perugino o il Ghirlandaio, sono riprese proprio di fronte e con l'idea che Giuda dovesse essere già indicato come traditore e messo al di qua della tavola. Questa cosa arriva fino al Rinascimento, ma arriva fino a Leonardo, quando Leonardo a un certo punto Giuda non lo mette più al di qua della tavola. Quindi io quello che posso pensare, posso ragionare su questo. Cioè Leonardo era proprio nell'intenzione di Leonardo fotografare quell'istante in cui Cristo dice qualcuno di voi mi tradirà, oppure riprendendo dalla stessa racconto dei Vangeli del Giovedì Santo, quando c'è stata la cosiddetta ultima cena, riprendere proprio quello che è l'istante dell'istituzione dell'Eucarestia. Ora, quando Cristo dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, è chiaro che la reazione degli apostoli potrebbe anche essere quella che noi vediamo, cioè questa sorpresa, questa idea che è assolutamente, assolutamente impossibile, quello di pensare di prendere e di mangiare il corpo, quello che potrebbe essere il corpo di Cristo. Ecco, forse questa la questione, forse questa la novità che Leonardo in qualche modo ha voluto scrivere in questa sua opera. E forse questo che è questa la lezione che probabilmente lo stesso Caravaggio in qualche maniera ha potuto ascoltare vedendo l'opera di Leonardo. E per sé c'è poi anche parlando in fatto di sorpresa, ecco l'invenzione di Leonardo quale potrebbe essere? La città la vedete nelle case, la vedete oltre le case con il paesaggio, la vedete nell'arredamento, ma la vedete assolutamente nelle lunette, ma la vediamo anche nel movimento di una piazza. Questo potrebbe essere la reazione ad una notizia che ci potrebbe essere in una piazza, ma è intorno al banchetto che si svolge tutta la cena. E in qualche maniera, naturalmente ci sono tantissimi dettagli che potremmo dire, ma qui non abbiamo il tempo, in qualche maniera Caravaggio le riprende in questa, nel disegno di questa, nella scrittura di questa canestra, che comunque viene trovata, ci sono notizie, della canestra, non sappiamo se è stata fatta a Milano, ma molto probabilmente no, probabilmente è stata fatta a Roma. La si trova, si ha notizia, nella casa del Cardinale del Ponte, dove venivano accolti i maggiori intellettuali e studiosi e teologi dell'epoca, tra cui Giustiniani e il Cardinale Federico. Il Giustiniani, il Cardinale del Monte, potrebbe essere questa una questione che, per esempio, come voi vedete, c'è uno sfondo di fronte, accostata sul tavolo vicino ad una parete, con la stessa parete, dello stesso colore dello sfondo, e questa canestra che si offre come dono, come presente, come xenia, si diceva all'epoca classica, rispetto all'ospite, come dono dell'ospite che è accolto in quella casa. Ed è molto bello perché il dono dell'ospite, ci sono le opere di Filostrato, di Plinio, degli antichi che raccontano proprio e descrivono in certo qual modo la canestra. Non abbiamo qui il tempo di vederlo, ma se voi andate a leggere Filostrofo, descrive esattamente proprio la canestra, così come la descrive Plinio in qualche maniera, proprio della caratteristica proprio della disposizione anche. Vedete sempre nella canestra, ecco, chiaramente Federico Borromeo, che era un collezionista, che era, cioè lui a un certo punto quando arriva a Milano, come anche lui, come arcivescovo di Milano, a seguito dopo ricopre lo stesso posto del cugino Carlo Borromeo,
decido di fondare questa biblioteca. E questa biblioteca però, prima di fondarla, lui nella sua casa avrebbe voluto un quadro delle opere che potessero rappresentare per lui quello che stava fuori, quindi i paesaggi, quindi gli alberi, quindi i fiori, no? E averli a disposizione per tutto l'anno, quindi una cesta di frutta come quella di Caravaggio certo poteva essere a disposizione. La chiede al Cardinale del Monte, che Cardinale chiaramente gliela dà, in modo da poterla portare a Milano. Vorrebbe fare un pendant con questa canestra, non trova un'opera all'altezza della situazione, neanche i fiori di Bruegel le possono essere all'altezza della situazione. Si pensa se la canestra di frutta fosse la prima opera di natura morta, ma chiaramente anche la natura morta del Ficino non può essere accostata, perché qui c'è tutta un'altra vita, un'altra disposizione, un altro movimento. Ecco, Caravaggio perché fa quest'opera? Abbiamo tutta il ragionamento dalla Cavaliera d'Arpino e la formazione eccetera, ma lui vuole fare dei quadri buoni di frutta, buoni quanto la figura. Leonardo aveva fatto l'angelo, diciamo, per tipo strade delle cose minute, che lui avrebbe potuto fare anche le cose minute, quindi c'è una variazione anche rispetto a questo. Mentre Caravaggio si occupa di fare cose buone quanto la figura. Ma la lezione di Leonardo in questo caso qual è? È la questione quando Leonardo parla del bilico e dice che proprio grazie al bilico che c'è il movimento, no? Questa spinta che produce il movimento, è il movimento che produce la vita. C'è una bella frase di Leonardo a proposito del bilico che vi invito ad andare a leggere. Ma lui lo riprende sia nella canestra dell'Ambrosiana, portando avanti la canestra e quindi quasi in bilico, sia nella canestra della cena di Emmaus di Londra, che come vedete c'è quest'ombra di sotto che sembra andare verso l'ospite, andare verso ad accogliere, verso l'ospitalità. È una questione assolutamente di ospitalità. Come vedete, il confronto tra la canestra e la cena di Caravaggio, vedete come il movimento, no? In qualche modo l'onda che viene e che va, il vento che porta, diciamo, il movimento da una parte o dall'altra, questo movimento che secondo Leonardo dà origine alla vita, come viene ripreso in qualche modo da Caravaggio. Un'altra cosa che viene ripresa e che potrebbe essere una caratteristica sia di Leonardo sia di Caravaggio è la questione che non c'è nessuna drammaticità nelle due opere, nonostante l'annuncio, nonostante alcune frutte che possono essere considerate bacate. Qui non c'è, naturalmente non c'è neanche la contemporaneità, cioè ciascun frutto è funzionale al racconto. Queste foglie che escono fuori dall'opera portano all'infinito di quest'opera, così come il banchetto, la tavola del banchetto si avvicina sempre verso di noi. Religioso Leonardo, religioso Caravaggio, non nell'accezione che noi pensiamo, diciamo, della religione. Nel senso, né Leonardo né Caravaggio, anche Caravaggio quando dipinge le opere che attengono al racconto del Vangelo, non si attiene in modo pedissequo a quello che viene detto dal Vangelo, tanto che per esempio, non so, gli abiti, i modelli eccetera sono completamente fuori da quello che viene raccontato dal Vangelo, così come lo stesso Leonardo. Quindi è un Vangelo che si scrive attraverso la scrittura dell'opera più che altro, e viene raccontato quello che emerge dal racconto e dalla lettura, viene poi raccolto da quelli che sono gli uditori dell'opera.
Vedete a questo punto in scala 1 a 100 quello che è le dimensioni della canestra di Caravaggio e della cena di Leonardo. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire a proposito di Leonardo e di Caravaggio, ma in questo momento poi rimandiamo a quello che saranno poi le prossime pubblicazioni. Ci troviamo nel secolo in cui sono tra la fine del Cinquecento, la fine del Quattrocento e la fine del Cinquecento, sono accadute molte cose a Milano, ma naturalmente ci sono molti illustri relatori che hanno già parlato dell'epoca della riforma e della controriforma. E siamo alla fine del Quattrocento in quello che è l'era della Rinascenza, ma l'era della Rinascenza ha tanti oppositori, tante reazioni. Una di queste reazioni è la riforma protestante. La riforma cattolica arriverà un pochettino più tardi e soltanto dopo, non immediatamente dopo il Concilio di Trento, ma qualche tempo dopo, verrà in qualche modo coordinata già fin dall'inizio, forse dall'inizio del Seicento, verrà acquisita come controriforma. Tra l'altro la parola controriforma viene coniata molto più tardi, quindi a quell'epoca si parlava di riforma cattolica, ma qui rimando poi allo specifico di alcuni relatori proprio della questione. Ecco, che cosa accade a Milano negli anni di Caravaggio, dal 1571 al 1610? Carlo Borromeo si era insediato a Milano nel 1565, ma arriva l'anno dopo, nel 66, dopo aver fatto, concluso i lavori per il Concilio di Trento, che gli erano stati affidati proprio dallo zio Papa Pio IV, e poi dopo aver concluso anche il Catechismo. Il Catechismo, la prima versione del Catechismo, che riprende tutti i canoni del Concilio di Trento e del 64, poi viene completata nel 66, quando già Borromeo era a Milano. La cosa curiosa è che viene redatta in italiano e poi viene tradotta in latino. Tra l'altro alcune cose, molte prediche, molte omelie del Borromeo vengono redatte in italiano e poi vengono tradotte in latino e non viceversa. Ecco, Carlo Borromeo sappiamo che nasce nel 538 ad Arona e si forma a Pavia. Viene ordinato sacerdote e segue la carriera ecclesiastica partecipa alla conclusione dei lavori del Concilio di Trento e poi arriva a Milano. A Milano mancava l'arcivescovo da circa 70 anni, quindi la cattedra dell'arcivescovo di Milano era completamente vuota. E qui comincia ad affrontare delle emergenze importantissime, quindi a riformare alcuni ordini ecclesiastici, a istituire nuovi ordini, assolutamente, fu interlocutore sia dei re degli spagnoli, della Spagna, Filippo II, che gestivano la parte amministrativa di Milano, però quello che gli interessa, Borromeo viene da una famiglia molto importante, una famiglia colta, una famiglia attenta anche all'arte, e quindi ritiene che la questione dell'arte e della cultura sia assolutamente importante per Milano. E su questo c'è una cosa che occorre riconoscere al Borromeo: si circonda di tutti gli interlocutori più importanti che trova non solo a Milano ma anche in Italia. Per quanto riguarda gli artisti, per quanto riguarda i musicisti, gli architetti, gli insegnanti, e quindi va a pescare lì dove li trova i maggiori artisti, i maggiori architetti, i maggiori insegnanti. E con i gesuiti fa un patto rispetto alla formazione, affida loro tantissime scuole, fonda tantissime scuole. Insomma, la faccia di Milano cambia completamente proprio nell'epoca borromaica. E anche durante la peste il lavoro di San Carlo è assolutamente importantissimo.
importantissimo per tantissimi motivi, perché tutti fuggivano, mentre tutti fuggivano San Carlo organizza la questione della sanità. Ecco, la sanità della peste rispetto a San Carlo era tutt'altro che la sanità che ritroveremo poi nella peste del 1630, che avevamo ritrovato in quella del 24, eccetera. E che naturalmente è assolutamente interessante pensare a quello che sta succedendo adesso. E, ci sono moltissime scritti a proposito. Nell'epoca del Borromeo a Milano erano attive delle botteghe importantissime anche dal punto di vista artistico. A Simone Petersano era stato affidato, ma prima di Simone Petersano faccio una carrellata velocissima, c'è Pellegrino Tibaldi che arriva, fa venire da Bologna e diventa, da pittore che era, diventa architetto a Milano. I campi da Cremona arrivano da tutte le parti, e poi c'era il Moretto, il Moroni, il Savoldo, insomma Annibale Fontana, Tanzio da Varallo. Come architetti a quell'epoca c'erano Martino Bassi, i Seregni, l'Alessi, il Meda, insomma tutte le persone con cui San Carlo ha avuto qualcosa a che fare. Compreso Simone Petersano, a cui ha affidato addirittura gli affreschi della Certosa di Garagnano, ma ci sono affreschi anche in San Maurizio, in San Fedele, in Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, in Santa Maria della Passione, eccetera. Nella bottega di Simone Petersano aveva parlato stamattina il professor Spiriti di Giampaolo Lomazzo, che era poi la parte, diciamo, come dire, civile dell'arte. E in effetti è curioso che il Trattato sulla pittura esce proprio nel 1584, cioè l'anno in cui muore San Carlo. E anche ha parlato anche Claudio Metzger dell'Accademia della Val di Blemio, attiva anche in quegli anni. Ma dopo il San Carlo muore nel 1584, e il processo di canonizzazione di San Carlo è un evento planetario a quell'epoca. E di questo evento planetario, che incomincia ben prima del 1610, incomincia circa, diciamo, all'inizio del 1600, perché Federico Borromeo, una delle cose importanti che ha fatto, che ha portato avanti per tutta la sua vita, è stato proprio il processo di canonizzazione che si è svolto tra Milano e Roma. Il processo di canonizzazione sono stati i miracoli che San Carlo ha compiuto in quegli anni, e sono stati documentati da tantissime opere d'arte, soprattutto, cito per tutti, i quadroni del Duomo di Milano. In quell'epoca chiaramente moltissimi avevano delle commissioni sia a livello di botteghe, sia a livello di persone, diciamo, singole, commesse per fare delle opere che riguardassero San Carlo. In questo non solo a Milano, non solo a Roma, dove comunque il mito di San Carlo era ben presente, perché comunque anche lui era stato a Roma, ma in tutta Italia e forse anche in tutta Europa. Gli anni di Caravaggio a Milano. Nasce in Milano nel 71, negli anni della peste del 1576 torna a Caravaggio presso la famiglia, che era anche al servizio dei Marchesi Colonna, e si forma lì con i Marchesi molto probabilmente, e anche lì c'è una questione che riguarda San Carlo. Ecco, il matrimonio del Marchese di Caravaggio e Francesco I Sforza con Costanza Colonna praticamente viene seguito fin dall'inizio da San Carlo Borromeo. Viene seguito prima nella promessa che i Colonna di matrimonio con questi due ragazzi, poi durante il matrimonio, per quell'epoca accadde qualcosa che fu risolto poi da San Carlo, e c'è anche un'altra questione, che
il fratello di Costanza aveva sposato, uno dei fratelli di Costanza, Fabrizio, ha sposato la sorella di San Carlo, Anna. Quindi erano in qualche modo anche imparentati. La presenza di San Carlo presso Caravaggio è documentata anche per il fatto che a Caravaggio c'è il santuario della Madonna di Caravaggio che è stato ripreso da San Carlo e che era affidato a Pellegrino Tebaldi. Quindi la fabbrica della, diciamo, del santuario di Caravaggio era assolutamente attiva in quegli anni. Niente di più facile che anche lì lo stesso Caravaggio giovinetto possa aver in qualche modo assistito anche lavori. A quell'epoca sembra che ci fosse nella casa dei Marchesi di Caravaggio anche un'edizione degli Acte Ecclesiae Mediolanensis, che sono la raccolta di tutte le istruzioni e di tutte le leggi ecclesiastiche che San Carlo ha redatto per Milano. Gli Acte Ecclesiae Mediolanensis sono diventati poi un vademecum per tutta la cristianità europea che è andata avanti, che ha avuto tantissime edizioni fino al 1910, anno in cui Achille Ratti, poi Pio XI, ha pubblicato l'ultima edizione degli Acte Ecclesiae Mediolanensis. Questa è una cosa molto importante. Quella che era dai Marchesi a Sforza Colonna era quella del 1582, che è la prima edizione curata dallo stesso San Carlo. Sembra che ci sia stata lì anche il catechismo su cui ha studiato lo stesso Caravaggio, e quel catechismo di cui dicevamo prima, che era stato redatto a Roma tra il 64 e il 66 proprio da San Carlo. E quindi, insomma, non basta tutto questo. All'epoca Costanza Colonna, il padre spirituale di Costanza Colonna era Monsignor Carlo Bascapè, che era il segretario personale di San Carlo, che poi fece la prima biografia su San Carlo. Ecco, ma poi c'era anche un altro vescovo, Paolo Emilio Sfrondati, collaboratore di San Carlo, che curiosamente diede gli ordini a uno dei fratelli di Caravaggio, Giovanni Battista, che diventò prete. Quindi, non solo, quando morì il marito di Costanza Colonna, Costanza Colonna seguì Caravaggio a Milano in vari aspetti, anche nello studio. Sembra che gli abbia pagato proprio la formazione presso il Petersano, sembra. Ma ci sono anche altri protagonisti di questa cosa, per esempio lo Sfrondati, Paolo Sfrondati era fratello di Agata Sfrondati, che era l'abbadessa del convento delle Angeliche, a cui San Carlo fece una serie di omelie trascritte dalla stessa Agata Sfrondati, in contemporanea con un altro trascrittore. La cosa curiosa è che quando si confrontarono le due trascrizioni delle omelie di San Carlo, risulta fossero esattamente precise e uguali, insomma, sono state pubblicate anche per questo. La cosa curiosa è che comunque la Costanza Colonna segue Caravaggio anche a Roma, ma lo segue anche a Napoli, e addirittura dà modo a Caravaggio di non essere condannato in modo definitivo. Ma segue anche San Carlo muore nel 84, e naturalmente la Costanza Colonna addirittura muore nel 1626, quindi è al tempo di fare qualcosa anche per San Carlo. Da quanto risulta, adesso io non ho approfondito molto questo aspetto, ma risulta che, per esempio, fece edificare una chiesa dedicata a San Carlo ad Avellino, e questa è una cosa molto interessante. Ecco, quando Caravaggio arriva a Milano nel 1584 e va a bottega dal Petersano, siamo nell'aprile dell'84, Petersano fa... come dire, voglio dire qualcosa
Petrazzano trova il modo di, sicuramente va ai funerali di San Carlo e sicuramente anche Caravaggio va ai funerali di San Carlo. Che cosa accade a Milano a proposito della Riforma Cattolica? Abbiamo i testi di San Carlo, le istruzioni fabbriche sulla costruzione delle chiese, ma in questa costruzione, come dire, San Carlo, sicuramente ne riparleremo, il professor Papa aveva accennato a questa cosa, le indicazioni di San Carlo non sono precisissime rispetto alle immagini sacre. Dà però moltissimi elementi pratici, assolutamente pratici per la costruzione delle chiese. Uno per tutti, per esempio la centralità del tabernacolo, prima era appoggiato a qualche muro perimetrale, come centralità anche della messa, no? Quello che veniva detto dal Concilio di Trento. Ma poi all'epoca c'erano per esempio delle aperture a lato strada delle chiese, per cui San Carlo dice chiudete queste porte perché altrimenti chi celebra la messa viene disturbato. Anche le finestre sono messe in alto per questo motivo. E anche, per esempio, ci sono sempre degli scalini su cui si sale per dare l'idea di quello che è un tempio, la chiesa, no? Quindi qualcosa che si eleva rispetto alla città. E così tante altre piccole cose pratiche che sono assolutamente interessanti. Invito ad avviarci alla conclusione. Sì, Paleotti fa un altro tipo di discorso, vuole fare 5 libri per dire qualche cosa, ma riesce a farne solo 2. Il Federico raggruppa poi tutto e dice quali sono effettivamente. C'è un'altra questione che riguarda San Carlo e Caravaggio che passa attraverso San Francesco, ma questo ne avevamo parlato a Lugano quando abbiamo presentato il San Francesco di Caravaggio, ex Cecconi. Se vi interessa poi metto il link nella chat. E praticamente quello che poi ci interessa un po' di tutto è, e quindi questo, di San Carlo, la fortuna iconografica poi di San Carlo rispetto a quelli che erano i caravaggeschi. E qui sicuramente faccio soltanto una carrellata. Petrazzano fa un unico ritratto di San Carlo, che tra l'altro molto probabilmente in vita, e fa quest'altro Madonna con Bambino con i Santi Margherita, molto probabilmente indicato da San Carlo, perché Margherita dei Medici era la mamma di San Carlo. Nessuna opera risulta di Caravaggio riguardo a San Carlo Borromeo, ma per esempio Enea Salmeggia, che era un coetaneo di Caravaggio e allievo di Petrazzano, si dedica solo a San Carlo. E poi si dedicheranno a San Carlo Gentileschi, Bononi di Ferrara, Caravaggeschi, che si dedicano a San Carlo, Antiveduto Grammatica, Baglione, come sappiamo, Borgianni, ma anche Guido Reni, Carlo Saraceni, Mattia Preti e Luca Giordano. Ecco, su questo chiaramente potremo poi prossimamente approfondire la cosa. Vi ringrazio. Bene, grazie a Fabiola Giancotti per il suo discorso. Io devo poi naturalmente rinviare a quella che sarà la discussione finale le considerazioni in merito. Mi permetto solo in qualità di Presidente di far notare alcune cose. Una banale: Moretto ovviamente non c'entra perché muore nel 1554, quando Carlo è sedicenne, e con Garegnano Carlo non c'entra per la ragione che i Certosini sono i committenti, e qui emerge a mio avviso un problema che Mario Rosa giustamente spesso sottolineava, come cioè il rischio della nostra storiografia è quello di un taglio fortemente episcopalista e ponente in secondo piano quello che è il proprio degli ordini religiosi. E anche in merito all'ultima cena, insomma, sommessamente rilevo come la presenza forte di una spiritualità, di un ordine, di una teologia del calibro di quella domenicana non è certamente secondaria, per cui quella che sia la religione o le scelte personali di Leonardo passano decisamente in secondo piano. Visto che poi me ne sono recentemente occupato, a breve uscirà un volume su Pio IV, faccio notare una cosa. È vero
che i due arcivescovi, Ippolito I e Ippolito II d'Este, erano stati formalmente arcivescovi di Milano, ma di fatto non avevano mai risieduto nella sede ambrosiana, ma è pur vero che già Pio IV è in lite per ottenere il suo buon diritto della diocesi, che gli viene poi confermata in quanto pontefice, ovviamente se l'autoassegna, ma che subito dopo Carlo è sì assente a 60-65-66 in quanto, però questa sequenza del Concilio di Trento viene poi da Roma, cioè Carlo è segretario di Stato di suo zio e fa il suo mestiere di cardinale nipote. Ecco, un'ultimissima cosa sul tema del tabernacolo. Certo è vero che Carlo promuove attraverso il Valle, quindi attraverso il Valsoldese e oltretutto il suo suddito, perché il Valsolde è feudo arcivescovile, il modello del tabernacolo assiale, ma è anche vero ovviamente che la tradizionale lettura storiografica, tabernacolo ambrosiano ad altare, tabernacolo romano laterale, è stata pesantemente messa in discussione dalla più recente storiografia, proprio per la sua complessità di alternative e di scelte. Poi, naturalmente, c'è tutto il tema della natura morta, della prima, che è quella di Vecchietta, Castiglionolona, comunque poi di questo discuteremo. Ringrazio tantissimo, comunque, Fabio Ivan Giancotto per questa ampia carrellata, e do ora la parola a Michele Dolcer, Pontificia Università della Santa Croce di Roma, che ci parlerà dell'ambiente spirituale e religioso della Milano borromaica a tempi dei giovani Caravaggio. Rimaniamo ovviamente nello stesso ambito generale, e di lui diciamo solo molte cose possibili da dirti: che è docente di storia dell'arte cristiana presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma, e che come naturale conseguenza il nesso fra arte e spiritualità è sempre stato uno dei perni della sua indagine storiografica, con particolare attenzione a quel grande e trasversale tema europeo che è la devozione moderna, dagli anni all'Italia, alla Spagna, a tutta quella che ne è la complicatissima diffusione europea, e però anche l'esito della devozione negli artisti tardo quattrocenteschi del nord italiano, in particolare Veni e Lombardi, e quindi ha questa peculiarità, diciamo, di interessi e istituti. Lo ringrazio e quindi do a lui la parola per iniziare. Prego. Grazie a voi e grazie agli organizzatori e al caro amico Rodolfo in particolare per avermi invitato. Se posso agganciarmi molto sommariamente alla relazione della professoressa Giancotti, sembra che il primo che abbia installato il tabernacolo al centro dell'altare maggiore sia stato il vescovo Matteo Giberti, vescovo di Verona, poco prima del Concilio di Trento. Poi su questo modello sono state sviluppate altre, insomma, diverse collocazioni del tabernacolo. A San Carlo dobbiamo, in questa nostra Milano, l'altare borromaico, si chiama ancora così, che grazie a Dio le sovrintendenze tentano di preservare in tutti i modi, no? Nelle chiese dove si trova. Comunque è chiaro che i primi 20 anni della vita di Caravaggio, ossia il periodo di formazione, si svolgono in una Milano fortemente caratterizzata dall'opera riformatrice di San Carlo Borromeo. Ammesso che Caravaggio sia rimasto qui per tutti questi anni, se non è vero che, come è stato detto in qualche sezione precedente, abbia fatto il soldato, no? Prima di approdare a Roma. Comunque, stando alle notizie che abbiamo, la Milano di San Carlo è quella che lui ha respirato. E se San Carlo è morto nell'84, il suo successore, l'arcivescovo Visconti, non fu particolarmente innovativo, e meno che mai ci sarebbe sognato di contraddire la riforma del suo predecessore, così autorevolmente imposta, no, alla diocesi. Ma questa riforma di San Carlo va capita, perché
Si è detto di tutto e di più e in maniera anche a volte troppo sommaria e troppo sbrigativa. San Carlo mirava a una riforma vera, non a un controllo, no? E questo è l'equivoco che la storiografia continua a ripetere, che è di matrice liberale, no? Non si voleva il controllo delle persone, il controllo delle coscienze, men che meno, anche se si interveniva proprio sulle coscienze. San Carlo ha dovuto riformare la diocesi perché la diocesi era un disastro totale, no? A cominciare dagli ordini religiosi, e qui il suo rammarico è che non poteva mettere mano fino in fondo negli ordini religiosi maschili, perché eccedevano al suo diritto arcivescovile. A cominciare da lì, dicevo, la promozione, come si è appena detto, di nuovi ordini gesuiti, barnabiti, nati proprio a Milano, e poi la riorganizzazione della diocesi con quella forma piramidale e capillare che conserva ancora oggi. La parrocchia come cellula, il parroco, i confessori, e qui San Carlo mirava a una profondità della riforma, non a una composizione delle cose. E questo incominciava da lui stesso, come dopo vedremo. Lui si riteneva lui stesso riformato e lui stesso aderente alla sua stessa proposta. Ora, fu così forte questo lavoro che tutto a Milano, tutto era impregnato di spirito borromaico. Che cos'è questo spirito borromaico? È uno stile impresso con la pratica, non con le normative. Ci furono tante cose, no? Lo stesso San Carlo prese un editore, da Ponte, no? Un editore personale per poter stampare le varie norme, le varie conclusioni dei sinodi, eccetera, e poterlo diffondere tra tutto il clero. Ma non è tanto questo che senz'altro conta, quanto una pratica pastorale assidua e costante di andare, vedere, togliere, mettere, consigliare, in modo tale che alla fine del suo mandato, del suo episcopato, la Milano che lascia è il ritratto di cosa voleva, di cosa voleva. Allora qui ci troviamo di fronte a una questione che secondo me è molto importante, no? Perché quando si parla del Concilio di Trento, della Controriforma, che sarebbe meglio chiamare Riforma Cattolica, come qualcosa appunto di impositivo o quasi di distruttivo, no? E soprattutto nel tema delle arti, che è una cosa priva di fondamento, perché se qualcosa è nato da questa benedetta Controriforma, è una grande arte, no? Tutto il 600 è il nostro tesoro. Ma non è tanto questo quanto attribuire al Concilio o poi ai fautori del Concilio, San Carlo è tra questi, cose che in realtà non hanno stabilito. Il Concilio di Trento, diciamo, si può parlare di un'arte tridentina? Si può parlare di un'arte borromaica? Io credo di no. Perché da lì non sono uscite, diciamo così, delle leggi riguardanti le arti. Il Concilio di Trento, e qui riassumo il decreto, propone tre cose. Prima, eliminare tutto ciò che è superstizioso e ambiguo. E qui bisognerebbe ricordare diciamo, i discorsi che faceva Erasmo, di una critica fortissima
alla Chiesa dal di dentro, quell'Erasmo che non ha mai voluto seguire Lutero, invece era una voce critica fortissima rispetto proprio a queste consuetudini qui, no? Che poi sono le stesse di Lutero, no? Elementi superstiziosi nel culto, l'abuso delle indulgenze, e una religiosità molto esteriore fondata su cose che sembrano più pagane che cristiane. Allora il Concilio vuole eliminare questo, ricordando che alle immagini si deve il dovuto onore e venerazione, ma non certo perché si crede che abbiano un potere in se stesse. Secondo punto del Concilio di Trento è fare in modo che le immagini siano utili alla istruzione dei fedeli, perché vedono la storia sacra, la storia della salvezza e la storia della santità, no? Terzo, che siano di esempio, che incitino a l'imitazione dei santi. Quindi che devono essere sufficientemente esplicite in alcune cose, chiare in tutte le simbologie, perché il fedele si senta rincorato, no? Dall'esempio di queste persone. E infine invita i vescovi a vigilare perché tutto ciò venga applicato. Ora qui il lavoro dei singoli vescovi è stato molto vario, noi continuiamo a ricordare sempre questi due capisaldi, no? Sono il Borromeo e il Paleotti, e abbiamo ragione di farlo perché non ci è rimasto molto di altri vescovi contemporanei a questo riguardo. Però per quel che ci interessa qui, San Carlo fu sicuramente esplicito, fa esplicito riferimento al Concilio di Trento e poi ai suoi stessi concili provinciali e sinodi che va svolgendo negli anni successivi. Ma quello che è caratteristico di Carlo Borromeo, che non fu un uomo di pensiero ma un uomo di azione e poi un grande organizzatore, e anche un grande santo, tutte queste cose messe insieme. Il tema della santità non spero che sia capito da tutti, ma bisogna considerarlo che un uomo può agire per un amor di Dio come valido motivo per dare perfino la vita. Se non capiamo questo non capiamo i santi, e se non capiamo i santi non capiamo il contesto nel quale loro hanno operato. Allora San Carlo nella sua istruzione fabbrice delle normative per tutte le cose relative alle chiese, al culto, eccetera, sulle immagini dice due paragrafi, cose molto, molto, molto stringate e anche elementari. Le immagini che siano rappresentate piamente e religiosamente. Piamente e religiosamente, poi impone una multa o anche sanzioni di altri tipi agli artisti che non seguiranno, cioè pittori e scultori che non seguiranno questa regola, e anche ai rettori ecclesiastici che avranno permesso che non si segua questa cosa, no? E così dice, per esempio, nel dipingere o scolpire sacre immagini, come non si dovrà rappresentare nulla di falso, di incerto o apocrifo, di superstizioso, di insolito, così anche si eviteranno rigorosamente tutto ciò che sia profano, turpe, osceno, disonesto o procace. O tutto ciò che sia stravagante, no? Che sono queste cose curiose che abbiamo nell'arte tardo medievale. Comunque, nel discorso di San Carlo, se facciamo attenzione, le parole chiave sono quelle meno concrete. Quindi, piamente, religiosamente, pietà, dignità, santità. Questo non può essere una norma, no? Perché non definisce l'oggetto.
invece ha avuto delle concretizzazioni pratiche molto forti, come dicevo prima, nella sua azione nelle chiese e nella sua azione in generale nella pastorale della diocesi. Per questo, per comprendere l'influenza del Borromeo sulle arti, più che alla lettera, bisogna guardare allo spirito. Nemmeno andare a cercare nel complesso di artisti che lui ha radunato, ai quali si è rivolto e veramente ha preso quello che ha trovato, il meglio che ha trovato, che comunque è sempre meno di quello che poi trovò il cugino Federico. Poi, più che a queste cose, bisogna allo spirito. Capisco che può essere un po' fumoso, ma non lo è se andiamo a vedere i testi. E, per esempio, il primo aspetto che io guarderei è che cosa stimolava la devozione dello stesso Carlo. Allora qui ci viene in aiuto quel libro meraviglioso di Carlo Bascapè, che conosceva San Carlo di prima mano, ovviamente, anche molto in profondità, e scrive quella biografia che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, è poco agiografica. Lui racconta tante cose, anche nel dettaglio, ma non vuole essere un libro laudatorio. È un libro, certo, tesse le lodi di un santo vero come era, no? E di un grande personaggio, ma parlano i fatti che lui racconta doverosamente. Ebbene, questo Bascapè racconta delle varie visite di San Carlo al Sacro Monte di Varallo, capofila di questi sacro monti che poi si svilupperanno grazie anche all'incoraggiamento di San Carlo, no? E il Sacro Monte di Varallo è dove lui andava volentieri nei vari viaggi verso Torino o se non apposta. Lì fece, poco prima di morire, mesi prima di morire, nell'84, volle fare gli esercizi spirituali. Lui e la sua famiglia, la chiamava così, al gruppo di persone che vivevano con lui, no? E qui il Bascapè fa un racconto lungo di questi esercizi spirituali, anche perché poi ebbero di mezzo l'assistenza a un moribondo, e aveva varie avventure, no? Ma leggo solo qualche riga perché si capisca che cosa c'era nell'animo di Carlo, no? Arrivato sul monte, dice Bascapè, arrivato sul monte e scelta come stanza una cella del convento, il cardinale incominciò a sottoporre il suo corpo a strettissime austerità. Dormiva sopra tavole di legno, sulle quali era collocata una sola coperta. Si nutriva, come al solito, solo di pane ed acqua e flagellava più duramente il suo corpo, come in seguito si poté rilevare dalla camicia e dai flagelli macchiati di sangue, benché egli li avesse nascosti con cura. Questo era il tenore, no? Il tenore del ritiro di San Carlo. E vuole che anche gli accompagnatori facessero anche loro la meditazione nelle varie cappelle, però dice che consigliava a queste persone di andare a meditare in quelle cappelle e davanti a quelle immagini che sentivano più adatte alle loro esigenze personali. Quindi si capisce che c'è un'aspettativa nei confronti dell'immagine che aiuti me a meditare, a entrare nel mistero della redenzione, a mettermi a contatto con il Redentore stesso, no? E dice, concludo con questo, era uno spettacolo commovente e di grande edificazione vedere di notte questo grande prelato senza alcun compagno e con una lanternetta sotto il mantello avviarsi per quei sentieri lungo la cima del monte verso la cappella che riteneva più opportuna per contemplarvi, come aveva deciso, i suoi esercizi spirituali.
che cosa di artistico o di devoto vedeva Carlo nel Sacro Monte di Varallo in quei giorni? Intanto vedeva il nucleo che aveva lasciato il grande regista di quel complesso che fu Gaudenzio Ferrari, già prima del 1528. Ferrari, pittore, scultore, architetto, lascia la sua impronta lì, no? Ma poi ci aveva lavorato anche il suo allievo Bernardino Lanino e poi a metà del secolo l'architetto Galeazzo Alessi. E il Varallo, per chi lo conosce, è un posto che sembra particolarmente caotico, con queste cappelle disuguali, di dimensioni varie, di impostazione anche varia, però è fortemente suggestivo e carico di questo spirito devoto, no? Che prima il professore faceva riferimento alla devozione moderna, qui siamo un po' lontani nel tempo dalla devozione moderna come la si intendeva, ma è sempre una filiazione, no? Di quello stile lì, lo stesso stile. Per esempio Sant'Ignazio di Loyola si convertì a contatto con la devozione moderna proprio, leggendo quello che è arrivato fino in Spagna, che fu principalmente il libro di Ludolfo di Sassonia. E questo stile, che questo stile devoto, questo stile meditativo, questo stile che coinvolge la propria persona, San Carlo riuscì a impiantarlo. E così, nel giubileo, lui chiese e ottenne un giubileo straordinario per la diocesi nel 1576. E a questo giubileo partecipò tutta la città, per la diocesi, no? Ma in questo caso la città, tutta la città. Ma veramente, e San Carlo per primo. Per venire al nostro Caravaggio, come è ben noto a tutti, no? Quando San Carlo morì, Caravaggio aveva 13 anni ed era nella bottega di Simone Petrzano. Quindi ne deriva che l'arte che poté studiare il giovane ragazzo Caravaggio fu quella del periodo borromaico. E cosa possiamo dire così in generale di questo, di questa attività artistica? Bisogna dire che lo spirito della riforma rigorosa di San Carlo aveva trovato un terreno fertile nella tradizione dell'arte lombarda, della pittura lombarda in particolare, no? Che è tradizionalmente sobria, essenziale, un po' seriosa. Io ho studiato quelli che poi un gruppo di pittori della Milano tardo quattrocentesco, fine del Quattrocento, che li ho chiamati nel gruppo, nell'insieme, la Pietà Lombarda. Sono principalmente Foppa e Bergognone, ma poi ci sono anche gli altri che conosciamo, no? E questi furono impermeabili, per esempio, alla lezione di Leonardo. Leonardo non era lombardo, anche se colse molte sfumature del nostro ambiente qui, ma lui questi artisti, che forse sono stati considerati minori all'epoca, in realtà avevano un'altra impostazione. Infatti sembravano arcaici all'epoca, no? Dico questo per dire che l'arte, la pittura lombarda era pronta ad accogliere questa essenzialità che veniva chiesta da Trento e da San Carlo. E composizioni semplici, evidenti, e questa era una maniera semplice e lombarda di interpretare quella limpidezza dottrinale che veniva chiesta dal Concilio e poi dall'Arcivescovo. Quali artisti di questi poté conoscere Caravaggio? Ne abbiamo già parlato, ed è una cosa che io credo tutti, no? Perché Milano, come ha detto prima la professoressa,
era una città di circa 100.000 abitanti, dopo la peste di meno. E quindi il numero di botteghe attive in città doveva contarsi con le dita delle mani, evidentemente, no? E un ragazzo vivace e interessato, è chiaro che era... Ma a me interessa ricordare qui un paio di casi. Giovanni Paolo Lomazzo, che allo stile gaudenziano mescola altre forme, però a cui interessa per gli effetti illuministici, quella tavolozza notturna che era praticamente vietata prima di allora, lui invece la esplicita nell'orazione di Gesù nell'orto, che in varie versioni, specialmente quella veramente notevole che si trova nella chiesa di San Carlo al Corso qui a Milano, e che fu dipinta, come tutte le altre, prima del 1572, perché in quell'anno Lomazzo divenne cieco. E queste ambientazioni notturne, insomma, questo Cristo nell'orto fu un tema molto visitato all'epoca. Un esempio per tutti è quello di, e anche molto bello, di Fede Galizia, che oggi si trova al Museo Diocesano. La Galizia praticava con devozione questo illuminismo, diciamo così, questa illuminazione forzata, quanto mai brillante, no? Ma poi andando a vedere anche il Peterzano, nella controfacciata di San Maurizio, ha degli affreschi sorprendenti per questi effetti illuministici. E in lui sono sorprendenti, mentre questi altri invece appartengono già a un'altra filosofia, no? Ma torniamo all'attività di San Carlo, alla capillarità della sua riforma. Questa riforma profonda di pratica religiosa doveva passare naturalmente attraverso l'editoria, ossia le letture. Milano, nonostante che aveva una censura molto attiva, e la censura era duplice, perché era degli spagnoli, del governo spagnolo, in prevenzione contro ingerenze del vescovo, e del vescovo per la questione di Trento, e l'attenzione all'eresia, insomma tutte queste cose. La censura era attiva, e come? E nonostante tutto, Milano fu una città assolutamente imprenditrice in quel mezzo secolo dal punto di vista editoriale. L'arcivescovo, come ho già detto, faceva stampare i suoi libretti di non normative, e poi ebbe a molto a cuore la diffusione di libri spirituali che lui stesso faceva stampare, no? Questo, c'è un lavoro fenomenale su questo tema, svolto da Claudio Di Filippo Bareggi, con un censimento proprio minuzioso di tutto ciò che fu pubblicato all'epoca di San Carlo. E parla da solo, no? Ma oltre ai libri di regole, ai libri liturgici, eccetera, di somma importanza per San Carlo erano i libri di formazione, no? I libri che poi sono stati chiamati di lettura spirituale, libri di lettura ascetica, spirituale, eccetera. Questo lo chiede, per dire della capillarità, questo lo chiedeva ai confessori, i quali arrivavano veramente nel cuore di ciascuna persona. E questi dovevano dire, i confessori dovevano dire alle persone che, e leggo qui testualmente di San Carlo, questi sono brani tratti dall'Acta Ecclesiae Mediolanensis, lo traduco in italiano corrente, no? Facciano comprare a questi, scusate, facciano comprare a quelli che sanno leggere e che hanno modo alcuni libri spirituali e devoti,
i quali leggeranno o faranno leggere insieme alla famiglia alla sera, soprattutto nei giorni di festa. Più avanti dice, e a questo effetto sono buone le vite dei santi padri, il Gerson dell'imitazione di Cristo, si pensava fosse il Gerson, e le opere di Fra Luigi di Granata, spagnolo, gli esercizi della vita spirituale e il rosario di Don Gaspare Loarte, altro spagnolo, la pratica dell'orazione mentale del padre Mattia Cappuccino e altri simili. E si capisce il tenore della vita spirituale che San Carlo voleva infondere e che riuscì a infondere. Invito il relatore a raggiungere gentilmente la conclusione. Quando può. Solo due parole finite. Prego, prego. San Carlo questo poi lo favorì molto con una sua invenzione che fu la benedizione delle case e delle botteghe. Era prevista ogni anno, come si continua a fare adesso, che il sacerdote andasse a benedire la famiglia, a benedire anche le botteghe dove lavoravano. E qui, in questa visita, dovevano consigliare di fare alle persone che abitavano lì di fare insieme un po' di orazione, e in questa orazione potranno meditare, leggo, qualche cosa della vita e della passione di Cristo nostro Signore, della bruttezza del peccato, della morte, del giudizio, delle pene dell'inferno, della gloria del paradiso, e per aiuto di queste meditazioni leggere o anche sentire un capitolo di qualche libro pio e devoto approvato dai loro confessori. Quindi questa è l'operazione di San Carlo, c'è dell'altro naturalmente, ma questa è l'operazione spirituale di San Carlo nella diocesi. Si comprende che tutto sia impregnato di questo spirito di forte devozione e che in larghissima misura, naturalmente non si può mai dire al 100%, ma in larghissima misura fosse, insomma, questo spirito scaturisse veramente dalle persone. Questo ambiente Caravaggio lo ha respirato e avrà saputo tradurlo a seconda delle circostanze. Questo sarebbe da studiare, no? Mettere in relazione veramente le due cose. Grazie dell'ascolto. A lui la parola, Claudio Spinati. Lo Spinati ci parlerà di La famiglia del Caravaggio. Prego. L'audio? Sì. Sì, sì, ecco. Perfetto. Bene, si sente? Sì, sì, si sente. Perfetto. Si sente bene, sì. Ecco. No, no, volevo essere solo sicuro. Ho scelto questo argomento, come dire, marginale per una riflessione inerente alla figura del Caravaggio diciamo, forse non ovvia, e tuttavia può avere delle ricadute di un qualche interesse. Di che si tratta? Il professor Spiriti ha avuto l'amabilità di presentarmi come segretario, l'attuale segretario generale dell'Accademia di San Luca. E in effetti nelle mie riflessioni c'è una connessione di un certo peso tra quella che è la storia personale del Caravaggio e quella che è la storia dell'Accademia di San Luca, che va in qualche modo a interferire, a impattare, potremmo dire, con la sua persona. Se noi pensiamo a quanti documenti d'archivio sono stati, specie negli ultimi decenni, ritrovati e ci hanno permesso di ricostruire tanti momenti della storia del Caravaggio, è abbastanza sorprendente constatare come di quella che è la sua vicenda personale, cioè il suo rapporto con la famiglia, la sua eventuale intenzione o non intenzione di creare una propria famiglia, se abbia avuto importanti relazioni sentimentali,
se sia stato, un tempo piaceva molto agli studiosi indagare sulla dimensione sessuale, cioè se sia stato proclive soprattutto all'omosessualità, come alcuni hanno creduto di dedurre, o al contrario, a una vita libertina, eterosessuale, libertina. Tutti elementi che hanno sempre molto incuriosito gli studiosi e il pubblico caravaggesco, ma di cui in realtà non si sa nulla. L'unica, tanto per fare un esempio, l'unica personalità femminile di cui gli studiosi hanno ipotizzato con fondamento una relazione anche, una relazione, ecco, questa donna chiamata Maddalena Antonietti, che è stata oggetto di innumerevoli studi d'archivio, anche uno recentissimo del dottor Riccardo Bassani, è una testimone incerta, perché da un lato alcuni documenti, anzi un documento in particolare, parlano di questa donna che avrebbe esercitato la prostituzione, sia pure a un livello, diciamo, alto rispetto alla mentalità del tempo. Si parla di questa donna come donna del Caravaggio in un documento. Un documento cita questa Lena, che è Maddalena, qualificandola come donna del Caravaggio, probabilmente una modella proveniente da questo ambiente, da un ambiente appunto di una vita naturalmente libera e libertina, che avrebbe, come capita sovente tra il pittore e la modella, avrebbe avuto anche una vera e propria relazione, tanto da essere definita donna del Caravaggio. Però la cosa curiosa è che noi studiosi disponiamo di notevoli e numerosi documenti d'archivio che ci parlano di questa personalità femminile, Maddalena Antonietti. Abbiamo dei documenti che citano Maddalena Antonietti in rapporto al Caravaggio, ma non abbiamo un solo documento che li cita insieme, che ci può far attestare di una loro reale relazione. Il documento invece da cui traggono le mosse le mie riflessioni è questo. È notissimo, e questo documento fa stretto riferimento alla concezione, la probabile concezione della vita familiare del Caravaggio. Il documento non è un documento, in realtà è un dato pubblicato, arcinoto, sempre studiato dagli storici dell'arte con innumerevoli interpretazioni, ed è il celeberrimo episodio raccontato da Giovanni Baglione nella vita del Caravaggio. Giovanni Baglione, come loro sanno, ha scritto un libro importantissimo, basilare, Le vite dei pittori, scultori e architetti, pubblicato nel 1642, era pittore lui stesso, e tra le vite più celebrate c'è quella del Caravaggio. Ebbene, nella vita del Caravaggio, l'episodio forse più famoso, sempre ricordato dagli storici, è questo. Caravaggio esegue la vocazione di Matteo per la Cappella Contarelli della Chiesa di San Luigi dei Francesi in occasione del Giubileo del 1600, e quest'opera desta grande rumore, al punto che il fondatore stesso, potremmo dire, presidente, principe dell'Accademia di San Luca, Federico Zuccari, un pittore teorico, personalità di primissimo piano nell'Italia del tempo, e non solo in Italia, si reca a visitare la cappella, e il Baglione, caso più unico che raro in tutti gli scritti delle vite, riporta la frase che Zuccari, entrando nella cappella, avrebbe detto, rivolto ai suoi allievi, a Baglione stesso, che era presente, quindi con una cronaca giornalistica. Baglione dice che Zuccari avrebbe esclamato: ma che rumore è mai questo? Io in realtà, io Zuccari, non vedo altro che il pensiero di Giorgione, queste sono le parole testuali che avrebbe pronunciato, il pensiero di Giorgione nella tavola del santo quando
fu chiamata all'apostolato. Cioè, gli storici dell'arte si sono poi divisi nella interpretazione di questo passaggio cruciale. E Zuccari intendeva screditare Caravaggio dicendo che alla fine che ha fatto? Ha solo copiato Giorgione. Questa interpretazione non è condivisa da tutti gli esperti, ma il mio obiettivo non è quella di proporre un'ennesima o diversa interpretazione, quanto quella di attirare l'attenzione sul fatto che quando Zuccari entrò nella cappella e pronunciò quel giudizio, io penso che fosse molto vicino in realtà a Caravaggio, cioè lo conoscesse molto bene, non fossero cioè due estranei per cui un giovane esordiente arriva, sta lì accanto alla sua opera, riceve la visita di un professore illustre del suo tempo. Naturalmente Caravaggio era molto giovane all'epoca, Zuccari era un uomo più che maturo, era ormai negli ultimi anni della sua vita e potevano ignorarsi, potevano non conoscersi. Io penso invece che Zuccari conoscesse assai bene Caravaggio e ne avesse un'idea ben precisa e viceversa così fosse. Per quale motivo? E proprio per questo, per la concezione, il modus vivendi che Caravaggio stava manifestando in modo molto esplicito e che costituiva sostanzialmente il controaltare, potremmo dire, l'opposto, il polo opposto di tutto ciò che Zuccari aveva fatto, detto e scritto nel corso della sua vita. In particolare a quello che debba essere la posizione di un artista rispetto alla propria storia personale e familiare. Perché? Perché noi abbiamo una testimonianza, Zuccari, chi conosce un po' questa figura, sa bene che Zuccari è uno dei più alti cultori nella storia dell'arte italiana, e forse non solo italiana, del concetto della continuità familiare, del sacro rispetto dei valori familiari, della appartenenza dell'essere, cioè l'esponente di un pensiero e di un'operatività che è maturata in una lunga storia familiare che il maestro stesso ha come finalità suprema quella di tramandare ai posteri. Rispetto a questa concezione da Zuccari espressa in quel momento storico, cioè negli anni che vanno dal 1593, l'anno della consacrazione, della rifondazione dell'Accademia di San Luca sotto gli auspici del Cardinale Borromeo, che quindi evidentemente Zuccari doveva ben aver presente, ben conoscere. E Zuccari era stato anche a Milano, aveva dato un suo contributo figurativo importante al Duomo di Milano con un quadro che oggi è poco ricordato ma è epocale in realtà e precede di pochissimo, se le cronologie accertate sono esatte, precede di pochissimo la vocazione di Matteo. Zuccari aveva dipinto un quadro raffigurante la visita di San Pietro a Sant'Agata in carcere, che è per lo più collocato nel 1599, quindi proprio a ridosso della vocazione di Matteo di Caravaggio, pittore milanese, a Roma, quindi l'inversione. Zuccari non era romano, ma aveva la cittadinanza romana, e quindi possiamo ben dire un pittore romano a Milano e viceversa. Ebbene, nel frattempo Caravaggio era arrivato a Roma e noi abbiamo una testimonianza della sua concezione della famiglia e quindi del rapporto che l'artista ha con le proprie radici familiari, che generano a loro volta comportamenti, espressioni, iconografie e iconologie significative, da una delle primissime biografie scritte sul Caravaggio da Giulio Mancini. Giulio Mancini, chi è frequentatore di questi studi, non ha bisogno di molti chiarimenti, è il famosissimo medico, cultore di studi storico-artistici, senese, attivo nella Roma di quegli anni, che scrisse moltissimo, sia di teorica d'arte, sia di cronaca, sia
di biografia e è uno dei primissimi biografi in assoluto del Caravaggio. La vita del Caravaggio scritta dal Mancini precede di moltissimo quella pubblicata poi dal Baglione e si affianca proprio alle primissime testimonianze di prima mano di cui noi oggi disponiamo degli osservatori che Caravaggio l'hanno frequentato e lo hanno conosciuto sul serio. Oltre al Mancini, ultimamente è stata molto valorizzata la figura in questo senso di Gaspare Celio, di cui da poco tempo è stata recuperata un'altra biografia scritta proprio a cose in corso e che ci dà informazioni preziose da affiancare a quelle del Baglione e del Mancini. Però la biografia del Mancini è in questo senso preziosissima ed è l'unica che ci dà una notizia apparentemente marginale, ma a mio avviso determinante per comprendere la posizione culturale, religiosa, stilistica del Caravaggio nella Roma del tempo. Mancini delinea la parabola del Caravaggio, scrive la biografia che poi sarà pubblicata soltanto nel Novecento dall'Accademia dei Lincei, scrive questa biografia alla distanza di pochi anni dalla morte del Caravaggio. E curiosamente conclude la sua biografia, dopo aver elencato le opere, aver formulato i giudizi, che sono quelli poi che in parte sono sempre rimasti, l'artista maledetto, disperato, afflitto da una sorte sempre avversa, persecutoria e non di meno eroe, gigante, diciamo rinnovatore, rivoluzionario, tutti i dati che poi la storiografia successiva ha metabolizzato ampiamente. La cosa strana è che finito di raccontare le vicende biografiche, di citare le opere a lui note, Mancini dedica una cospicua in percentuale, diciamo, una cospicua parte della biografia a raccontare un episodio che si potrebbe giudicare assolutamente marginale, ma gli dà un tale spazio da indurre il lettore dell'epoca e il lettore attuale a riflettere e chiedersi: ma perché? Perché è così importante mettere in luce questo peculiare aspetto del Caravaggio rispetto alla sua vita familiare? A questo punto, per poterci spiegare, devo leggere almeno un breve brano, e tra l'altro di una prosa molto interessante, anche concettualmente parlando. Sentite, cari amici e colleghi, che cosa scrive Mancini. Finisce dicendo che appunto morì di stenti e senza cura, e il luogo vicino fu seppellito. Si riferisce alla tragica morte a Porta Ercole, perlomeno. Mancini dice espressamente che Caravaggio muore a Porta Ercole. E continua così: non si può negare che per una figura sola, attenzione, questo dato è rimarchevole per la storia della cultura e della, come dire, ideologia iconografico-iconologica. Non si può negare che per una figura sola, per le teste colorito, non sia arrivata a un gran segno e che la professione di questo secolo non gli sia molto obbligata. Curiosa questa notazione. Ma questo suo gran sapere d'arte l'aveva accompagnato con una stravaganza di costumi, ecco il legame interessante, la vita personale e la dimensione sapienziale dell'artista, da Zuccari considerata decisiva. Ma questo suo gran sapere d'arte l'aveva accompagnato con una stravaganza di costumi, perché aveva un unico fratello sacerdote, uomo di lettere e buoni costumi, qual, sentendo i gridi del fratello, gli venne voglia di vederlo e, mosso da fraterno amore, se ne viene a Roma, il fratello sacerdote. E sapendo che Michelangelo era trattenuto in casa dell'illustrissimo cardinale del Monte, non entro qui nel merito della figura cruciale, centrale, eccetera, eccetera,
il stravagante modo del fratello, pensò essere bene di far prima motto all'illustrissimo cardinale, scusate, cioè accennò al cardinale, se guarda che c'è il fratello di Michelangelo Merisi che vuole venirla a trovare, ed esporgli il tutto, come fece, appunto. Ebbe buonissime parole. Che tornasse fra 3 giorni, obbedisce. È bellissima, tra l'altro, la prosa del Mancini. Frattanto il cardinale chiama Michelangelo, gli dimanda se ha parenti. Gli risponde che no. Né potendo credere che quel sacerdote gli dicesse bugia in cosa che si poteva ritrovare e che non gli risultava utile, perciò frattanto fa cercare fra i paesani se Michelangelo avesse fratelli e chi. E trovò che la bestialità era da parte di Michelangelo. Torna il prete dopo 3 giorni e, trattenuto dal cardinale, fa chiamare Michelangelo e, mostrandogli il fratello, disse che non lo conosceva né essergli fratello. Onde il povero prete, intenerito alla presenza del cardinale, gli disse: fratello, io sono venuto tanto da lontano sol per vedervi, e avendovi visto ho ottenuto quello che desideravo, essendo io in stato, per grazia di Dio, come sapete, che non ho bisogno di voi, né per me né per i miei figli, ma sì bene per i vostri. Se Dio mi avesse concesso grazia di farvi accompagnare e vedervi successione, Dio vi dia da far bene come io nei miei sacrifici pregherò Sua Divina Maestà, e il medesimo so che farà vostra sorella nelle sue pudiche e virginali orazioni. Né si muovendo Michelangelo a queste parole di ardente e scintillante amore, si partì il buon sacerdote, senza avere dal fratello un buon viaggio. Onde non si può negare, conclude Mancini, che non fosse stravagantissimo, e con queste sue stravaganze non si sia tolto qualche decina d'anni di vita, e minuitasi in parte la gloria acquistata con la professione. E così viver si sarebbe argomentato con grand'utile dei studiosi di simil professione. Ora, qual è il punto della questione? Che Federico Zuccari, nel costituire pochissimi anni prima l'Accademia di San Luca, nel costruire a Roma la sua casa destinata a essere nei secoli futuri sede di accoglienza di tutti i giovani studiosi e cultori d'arte che da ogni parte d'Europa sarebbero venuti a Roma a imparare l'arte, l'attuale Biblioteca Erziana. Ebbene, Federico Zuccari, nel creare questo complesso apparato di dottrina, di amori familiari, presupposti indispensabili di una creatività artistica che onori al contempo l'ordine della mente, la struttura della famiglia che di quell'ordine è riflesso emblematico e necessario e naturale, avesse preparato per i giovani studiosi e per gli stessi discepoli dell'Accademia di San Luca, che egli aveva organizzato come vera e propria scuola universitaria con tanto di lezioni, ne tenne di famose lui stesso, ne fece tenere agli accademici, alcune sono conservate, preparò un, potremmo dire, documento emblematico. E questo documento è il seguente. La storia, attraverso un ciclo di disegni, una sorta di graphic novel in nuce, la storia della vita di suo fratello, il veneratissimo fratello che, lungi dal disconoscere, egli riconosceva come suo mentore e sua guida perenne, Taddeo Zuccari, precocemente morto tanti anni prima, di lui un po' più grande d'età, che la cui parabola artistica veniva additata da Federico come il modello supremo che l'artista deve seguire per poter conseguire la gloria e la certezza del prodotto artistico. In un ciclo di disegni che poi sono andati dispersi, molti sono conservati, sono finiti in varie sedi, ma molti
di molti sono noti. E cosa raccontano? Raccontano la storia esemplare di un giovane dotato di sommo talento, di capacità straordinarie, di cognizioni e informazioni che gli consentono di creare quell'arte che diverrà il beneficio di tutti e il progresso della formazione dell'intelletto di tutti noi, attraverso una parabola di stenti, difficoltà, intralci terribili, di obblighi di perseguire uno studio che però da un lato leopardianamente è matto e disperatissimo, ma dall'altro è costretto da circostanze che sembrerebbero impedire, negare la possibilità di arrivare alla piena luce. Il punto cruciale della storia del giovane Taddeo Zuccari è quando, provenendo dal suo paese natale, quello stesso di Federico, Sant'Angelo in Vado, nelle Marche, Taddeo Zuccari arriva a Roma e viene messo a studiare, grazie al forte sostegno dei genitori, a loro volta dediti alle arti nella loro patria, con artisti che a Roma si dedicano effettivamente alla formazione dei giovani, ma sono sovente dei profittatori, degli egoisti, degli ipocriti, li trattano male, e Taddeo viene trattato molto male. Viene adibito a umili lavori di casa, ad esempio, invece che istruito in quello che è l'esercizio del disegno e della pittura. E Taddeo che cosa fa allora? Non dorme e la notte, alla luce di una candela, si dedica al disegno, va a copiare le statue antiche di Roma, va alla loggia di Raffaello, alla Farnesina, a copiare le opere di Raffaello nel buio della notte. Viene dal buio Taddeo Zuccari e emergerà alla luce suprema della gloria quando, riuscito a entrare nelle grazie di una famiglia importantissima, gloriosissima e cultrice da sempre delle arti attraverso le generazioni, la famiglia Mattei, viene incaricato di affrescare il palazzo della famiglia Mattei a Roma e in quel lavoro mette tutto il suo impegno. Un giorno, mentre sta dipingendo, passa accanto, in giro per Roma, l'anziano Michelangelo Buonarroti. Uno dei disegni di Zuccari racconta questo momento cruciale che sarà poi di fatto il modello ispiratore segreto di Michelangelo Merisi da Caravaggio, che di Michelangelo Buonarroti porta il nome. Michelangelo vede il giovane Taddeo Zuccari che sta dipingendo gli affreschi Mattei e ne proclama la gloria. Dice sì, ecco colui il quale, superando gli stenti, le difficoltà, eccetera, ha raggiunto il livello dell'arte e io, Michelangelo, lo posso consacrare. Attraverso la grande famiglia Mattei, Zuccari progredirà, entrerà nelle grazie poi dell'altra grande famiglia Farnese e attraverso la commistione della gloria familiare personale, fatta di stenti, di difficoltà e di coraggio, e quella invece nobiliare che lo accoglie e lo incrementa, segnerà il suo nome nella storia dell'arte. Ebbene, io sono convinto che Michelangelo Merisi da Caravaggio, che viene raccontato così, giovinetto, certo non da un piccolo paese ma da Milano, egli arriva a Roma. Mancini ce lo racconta proprio così, con una vita di stenti, non è provvisto di denari. Viene ricoverato in case di personaggi che, sì, importanti, illustri, che dovrebbero aiutarlo, sostenerlo, ma in realtà lo trattano malissimo, non gli danno nemmeno da mangiare. Malgrado questo, Caravaggio arriva nella casa del cardinale del Monte e ben presto, forse proprio attraverso il cardinale del Monte, Caravaggio arriva alla stessa famiglia che tanto tempo prima rese illustre e glorioso Taddeo, la famiglia Mattei. Attraverso la famiglia Mattei e poi la famiglia Giustiniani, Caravaggio entrerà anche lui in quella logica per cui chi viene da una famiglia che ha coltivato, onorato l'arte, l'etica e la religione, ha la possibilità di entrare in quella che è la grande produzione artistica, nella grande produzione che ci porta alla gloria e alla fama universale.
Allora quando Federico Zuccari, che credo fosse ben consapevole di quanto Michelangelo Merisi da Caravaggio fosse a conoscenza delle sue idee e dei suoi orientamenti, entrò nella cappella Contarelli e vide quello che aveva combinato, probabilmente pensò, ah sì, va bene, ha capito quello che io voglio dire, si è collegato a una tradizione che non è effettivamente della sua famiglia, ma è quella che viene da Milano, dove si è formato, vale a dire Giorgione, perché Giorgione era stato il maestro di Tiziano, Tiziano era stato il maestro di Simone Petersano era stato, anche se magari è vero fino a un certo punto, ma questo si diceva, Simone Petersano è il maestro del Caravaggio, e quindi in qualche modo il Caravaggio, che disconosce la sua famiglia, però in qualche modo ha una percezione di una familiarità artistica, e Zuccari, diciamo, un po' gliela concede. Però una cosa è chiara, che il Caravaggio non farà mai come Zuccari fece nella sua casa, quando affrescandola rappresentò tutta la sua famiglia, se stesso, la moglie, i figli, i nipoti, come fece nello stesso momento in cui Caravaggio faceva la Cappella Contarelli. Zuccari dipinse una grande pala d'altare, Federico, per la sua città, Sant'Angelo in Vado. Una pala d'altare sbalorditiva che reca la data 1603, ma che secondo i più sottili filologi è stata eseguita in realtà esattamente nel momento della Cappella Contarelli, tra l'1 e il 2. E cosa rappresenta quella pala? Tutta la famiglia Zuccari, compreso Federico stesso, accanto a Taddeo, pur morto da tanti anni, con i figli, i nipoti, i nonni, che sono in venerazione della Vergine col Bambino. Un quadro più unico che raro nella storia dell'arte italiana. Che cosa significa tutto questo? Quali possibilità abbiamo noi di coltivare la nostra vita, i nostri studi, la nostra produzione? Fondamentalmente è due: o marciare all'interno della tradizione familiare che ci ha creato e che noi proseguiremo, oppure spostarci in un altro tipo di dimensione familiare, quella del gruppo, della comitiva degli amici, che infatti è quella che si vede nella vocazione di Matteo. Nella vocazione di Matteo probabilmente si vedono le persone che Caravaggio aveva scelto come sua famiglia, ma è una famiglia, come dire, arbitraria, una famiglia irregolare. Caravaggio si è mai creato una famiglia? Non lo sappiamo. Eppure, riflettiamo un momento. Abbiamo mai visto opere d'arte di soggetto religioso il cui vero argomento profondo è la famiglia, l'amore familiare, soprattutto l'amore materno? Pensate al Riposo nella Fuga in Egitto d'Ora Pamphili, pensate alla Madonna dei Parafrenieri, l'opera che provocò il collasso finale. Sì, certo, l'allegoria religiosa è stata spiegata e si spiega in mille modi, è vero, il peccato originale, ma quello che i vecchi storici vedevano, cioè una mamma che ancora aiuta il bambino bello, grande e robusto a camminare, mentre lo sostiene e la nonna osserva, è vero, immobile e severa, ma un quadro di vita familiare del genere, in una pala d'altare, ma insomma, è degno in verità della pala di Federico Zuccari per il suo paese, però senza alcun riferimento alla propria famiglia. Ma tutte le grandi opere del Caravaggio sono ispirate a un sogno di amore familiare. Le opere di Misericordia di Napoli, la Madonna dei Pellegrini in Sant'Agostino, la mamma col bambino. Io non credo di avere mai visto una immagine più commovente dell'amore materno nel Riposo della Fuga in Egitto di Ora Pamphili, quando la mamma si è addormentata e però stringe il bambino a sé, che dorme beato, sereno, tra le sue braccia, certo, è protetto da tutto il mondo, ma questa è la famiglia. Però Merisi non la voleva, e quando il fratello è andato a trovarlo, lo ha cacciato. Perché Mancini ha dato tanto peso a questo fatto? Perché questo è l'elemento stravagantissimo, non l'essere coinvolto in risse, in un omicidio,
Ma quello per la verità, sì, certo è tutto vero, ma è successo a tanti, vivevano un po' tutti così. Appunto, nella famiglia degli artisti vivevano così, non nella famiglia di origine. E Costanza Colonna, che lo segue per tutta la vita e lo assiste come una madre amorosissima. Chi è veramente? Come la vide lui? Come la conobbe? È il mistero che si esaurisce sulla spiaggia di Porto Ercole, ma per noi studiosi tenere presente questo dato così, così intimo e nello stesso tempo così universale è importante per farci capire quanto di tenero, di intimo, di dolente e di amorevole fosse in quell'animo stravagantissimo e quanto lo abbia in effetti espresso. Sì, certo che è il pittore maledetto, ma quella violenza di cui molti studiosi ancora oggi continuano a credere, di vedere nell'opera cavallesca, ma io mi chiedo, l'hanno vista veramente nella Madonna dei Palafrenieri? Quale violenza? Ma si potrebbe obiettare, ma come la decollazione di San Giovanni Battista a Malta? È la quintessenza della violenza, col sangue che esce dal collo del Battista e forma sulla terra per la prima e ultima, unica volta il nome fra Michelangelo, la firma, una strana firma. Eppure, è davvero così violento questo quadro? Non c'è anche qui un senso invece profondissimo di misericordia, di amore? Certo, anche per la violenza che purtroppo incombe nel mondo e che Michelangelo Merisi ha usato verso suo fratello, lo ha trattato male, gli ha fatto violenza, però in quella violenza sembra di avvertire anche nel racconto stesso del Mancini un desiderio d'amore che forse invece è il grande tema, inespresso da un lato, ma espresso in modo misterioso e però non così segreto da non poter essere percepito da chi, come noi, ha una percezione invece della propria storia familiare profondamente radicata e mi colpiva molto prima vedendo il volto dell'amico Spiriti come dietro il suo volto vi sia un riferimento così tenero e così dolce al figlio. E in effetti siamo anche nella veste di filologi e di studiosi, non possiamo mai prescindere da quello che è il nostro sentimento in questo senso. Per questo mi sono permesso di ricordarlo a chi segue questo convegno e ringrazio. Grazie, grazie davvero a Claudio Strinati. Direi che per commentare o almeno tentare di farlo la sua scintillante relazione non si può che far riferimento al motto rimpalleggiato tra Hölderlin e Nofalis, Gott und Teufel sind immer in Detail, Dio e il diavolo sono sempre nel dettaglio, la sua capacità acutissima di leggere il testo di Mancini. Mi piace citare le parole che lo stesso Strinati usò anni fa per ricordare un grande amico e collega come Luigi Spezzaferro, quando Strinati disse all'anziana, Spezzaferro spremeva i documenti. Ecco, quello che è stato fatto qui, testo manciniano e sulle sue significanze, ecco, mi piace molto per ciò che è stato detto e mi piace molto per ciò che non è stato detto, cioè con quella levitas che è una delle caratteristiche più tipiche della sua qualità oratoria. Strinati chiaramente sottende che tutto il tema classicista della famiglia Amicorum nelle sue gradazioni e articolazioni dalla riscoperta dell'Elius si vede amicizia ciceroniano in avanti e dall'altro evoca egli stesso tutti quei topoi, compreso quello dell'artista con la lucerna o con la candela, no? Zuccariana che contempla le statue in notturna, al di là di quello che ci può essere magari addirittura di vero nel frammento, però è chiaro il topos ovviamente letterario, e tutto questo è estremamente interessante perché ci dimostra un dato che è un po' alla base del convegno stesso, cioè come si possa benissimo su un tema apparentemente
non dico esaminato, ma addirittura arato qual è il tema caravaggesco, riproporre sempre nuove e acute letture, come appunto quella di Strinati sul caso specifico, e come certamente l'immagine, la complessità della percezione dell'immagine di Caravaggio ne emerga con potenza. Mi piace ricordare proprio come petit cadeau finale il fatto che questa tenerezza materna, nel caso tenerezza di Maria, nei confronti del bambino che più volte Strinati ha evocato, ebbene a Milano era presente almeno una copia della Madonna del Latte di Jan van Eyck, oggi a originale, oggi a Francoforte, che è un caso clamoroso di come quel mondo fiammingo che tanto ha contato per la formazione di Caravaggio aveva espresso appunto a Milano nel rappresentare una madre che allatta il figlio con quella tenerezza, quell'amorevolezza, quella dolcezza clamorosa che è presente appunto anche nelle opere del Menotti, come Strinati ha molto opportunamente evocato. Quindi lo ringraziamo ancora, lo ringraziamo anche per essere stato, come del resto i precedenti relatori, nei tempi, e diamo allora l'avvio all'ultima delle nostre relazioni, dei nostri incontri di questo pomeriggio, che è quello con la professoressa Carla Rossi dell'Università di Zurigo, dove è professore ordinario di filologia romanza, e che ci parlerà di analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio. Va senz'altro dato atto alla Rossi di questa peculiarità nel abbinare ricerca paleografica, codicologica, appunto ricerca storico-artistica, e del resto ella dirige il Research Center for European Philological Tradition in quella di Zurigo, ed è anche però membro della Società Internazionale di Storia della Miniatura, dando cioè prova di quella lodevole e utilissima trasversalità che molto predichiamo, e non sempre poi gli specialismi, gli iperspecialismi consentono di applicare. Quindi davvero grazie per questo interessantissimo, immagino e spero e auspico, contributo, l'ultimo della nostra giornata. Prego, professore. Grazie mille per l'ospitalità innanzitutto. Allora, volevo dire che non è mia intenzione oggi stabilire se Caravaggio sia morto o meno a Porto Ercole, ma solo analizzare un foglietto. Il 19 dicembre del 2001, dal libro dei capitoli della collegiata di Porto Ercole, ossia da un registro di statuti, decreti e conti che va, e l'arco temporale è da tenere a mente secondo me, dal 1653 al 1861, è emerso questo foglietto sciolto che vedete qui, oggi conservato presso l'archivio storico della diocesi di Pitigliano Sovano Orbetello, e il ritrovamento è avvenuto ad opera dell'architetto Giuseppe La Fauci, appassionato storico locale. Di questo foglio è stato detto che si tratterebbe di uno dei documenti più ricercati della storia dell'arte, e dunque mi è parso che questo fosse il contesto migliore per proporne un'analisi che riguarderà la carta, gli inchiostri, più di uno, un'analisi diplomatica e paleografica, anche filologico-testuale. Gli inchiostri, ho detto, perché in alto si vede traccia, c'è traccia di un secondo inchiostro diverso rispetto al primo che vediamo qui. Procederò esattamente secondo la stessa prassi che seguo quando case d'asta, gallerie antiquarie mi chiedono una consulenza in merito a documenti manoscritti medievali e rinascimentali. Il foglietto così mostrato, come lo vedete qui, ha la filigrana digitale della diocesi, che ovviamente nell'originale non c'è, ma di filigrane parleremo molto rapidamente. Non si sa bene se questo sia un recto o un verso. Allora, girando il foglio si vede un'ulteriore scritta, che è questa: a Li o a Di 31 luglio morse Alfier Gaspar Montero. Allora, vediamo meglio che cosa si legge in questo foglio sciolto. Alle 18 luglio 1609, nell'ospitale di Santa Maria Ausiliatrice, morse Michelangelo Merisi da Caravaggio, dipintore, per malattia.
Il foglio è stato rinvenuto tra la carta 14 verso e 15 recto del libro dei capitoli della collegiata, posizionato nella parte bassa del registro. Ve lo faccio vedere. Questa è la foto scattata proprio al momento del ritrovamento dalla Fauci. Si capisce dove era ubicato proprio perché in alto vengono fuori così delle tracce dell'inchiostro del foglio sottostante, che è, ad un'analisi poi più attenta che abbiamo fatto anche con la direttrice dell'archivio, proprio questo foglio 14 verso. Quindi procediamo con un'analisi intanto del supporto cartaceo. Come sapete, la carta è l'elemento che ha incidenza maggiore nello studio del manoscritto rispetto alla pergamena. Perché? Perché permette di ricavare qualche dato in più in ambiti importanti come datazione, localizzazione. Quindi uno strumento utilissimo per la datazione delle carte, dei documenti medievali, come tutti gli storici dell'arte sanno, almeno sino al 600, rappresentato dalle filigrane. Ogni cartiera aveva la propria filigrana, esistono tantissimi repertori, anche online adesso, briquet, picard, oggi digitalizzati, di tutte le filigrane europee, e ovviamente le più famose in Italia sono quelle di Fabriano, ma in Toscana, specie a Firenze, le leggerissime variazioni nei disegni di queste filigrane permettono una datazione approssimativa al 90% dell'anno di produzione dei fogli, che ovviamente può essere molto differente rispetto poi a quello dell'utilizzo della carta. Quindi non dico assolutamente nulla di nuovo. La cosa però che stupisce abbastanza è che della filigrana non c'è nessunissima traccia in questo foglio. Questo non significa che originariamente non vi fosse qualche filigrana possibile, come vedete qui da questo disegno molto rapido che appare a schermo. Il foglietto poteva trovarsi in una posizione particolare in cui la filigrana non compare. La cosa interessante però è che nei fogli invece del libro in cui è stato rinvenuto, la filigrana c'è, cioè è una filigrana ovviamente tipicamente italiana, con picche inscritte in un ovale, iniziale M sottostante all'ovale. Ma allora su che cosa ci dobbiamo basare per la datazione della carta, se non abbiamo l'elemento principale che ci consente appunto di muoverci in un ambito temporale approssimativo? Ci basiamo su vergelle e filoni. Di che cosa si tratta? Allora ve lo faccio vedere rapidamente. Qui, prendendo proprio ad esempio poi le vergelle e i filoni che compaiono nelle carte utilizzate per il libro dei capitoli, si tratta delle impronte dei crini di cavallo lasciati sulla pasta morbida della carta al momento della creazione proprio in cartiera di questa carta. E quindi qui vediamo che si può calcolare la distanza di vergelle e filoni. Ho sottolineato il più possibile quale può essere la distanza nel libro, nella carta utilizzata nel libro dei capitoli. La faccio breve, ovviamente, prendete per buono tutto quello che vi dico. È la stessa che possiamo ritrovare su questo foglietto. Quindi questo ci permette una datazione approssimativa della carta. Andiamo avanti per datare, per cercare di saperne qualcosa di più di questa carta. Ci basiamo, così come facciamo di solito quando analizziamo anche le pergamene, sui fori di cucitura, che qui compaiono in maniera molto evidente, lasciando intendere cosa? Lo vedete? Che praticamente il recto del foglio doveva essere quello in cui è stata riportata la morte di Alfier Gaspar Montero, perché, vedete, sono qui sulla sinistra i fori di cucitura.
E quindi, qui vedete, se dovessimo posizionare questo foglio all'interno del libro in cui è stato trovato, avremmo alcuni dati interessanti. Intanto notiamo che c'è una rifilatura del foglio con tagliacarte. Quindi questo può spiegare perché non troviamo una filigrana. Ma soprattutto, andando poi a fare un'analisi proprio dei fogli, dei fori di cucitura, sono gli stessi che riguardano le varie carte del libro dei capitoli. Quindi questo che cosa ci porta a dire? Abbiamo due rifilature importanti con tagliacarte, quindi c'è stata una precisa volontà di tagliare via qualcosa qui, mentre il bordo originale non rifilato è quello di sotto, è questo che riporta i fori di cucitura. Allora, poi altro elemento per noi importante è che troviamo traccia in questo foglio sul lato in cui è riportata la morte del Caravaggio di tracce di inchiostro, come vedete. Poi metteremo in evidenza anche il fatto che questo inchiostro particolare ha lasciato dei segni evidenti nella carta. Allora, si tratta di aste discendenti o ascendenti? Questo non lo sappiamo, a seconda di come si giri il foglio. Potrebbe trattarsi qui, ad esempio, di una P, ma se lo giriamo diversamente anche di una B, insomma, è abbastanza complesso qui capire che cosa poteva essere scritto in questo foglio, però qualcosa appare subito evidente, lo vedete anche a occhio nudo qui, gli inchiostri del libro che troviamo nel libro, nel registro dei morti di Porto Ercole, perché esiste un registro ufficiale in cui, come sapete benissimo, la morte di Caravaggio non è riportata né per il 1609 né per il 1610, è riportata invece quella di Montero. Comunque, limitandoci per ora all'analisi dell'inchiostro, gli inchiostri del 600 lasciano tracce evidenti di corrosione della carta, cosa che invece non abbiamo assolutamente nel foglio. Qui vedete altre tracce, inchiostri che hanno comunque corroso la carta, cosa che è avvenuta appunto nel pezzettino superiore, nell'angolo superiore, e qui vedete togliendo anche una parte come è accaduto qui, comunque si vede che l'inchiostro del 600 lascia tracce evidenti perché corrode le fibre di cellulosa della carta, cosa che appunto invece non è avvenuta minimamente per quanto riguarda il foglietto che stiamo analizzando. Questo è il Liber Mortuorum per gli anni che vanno dal 1590 al 1669 della parrocchia di Sant'Erasmo, e come vedete si tratta di una carta fortemente corrosa. Questo è il paragone, ad esempio, con che cosa ho scelto, e non a caso, questa registrazione della morte a 2 di maggio del signor Michele, che ovviamente non è il nostro, morto nell'ospitale, fu sepolto in Santo Sebastiano. Allora, vedete, limitiamoci ancora all'analisi dell'inchiostro, si tratta qui di un inchiostro particolare. Ho voluto far notare anche come appunto per il 1609 appare un signor Michele che qualcuno nel tempo ha notato, tanto da sottolinearlo, da indicarlo con un inchiostro blu, andando
intervenendo praticamente nel libro dei morti, facendo una cosa che qualsiasi filologo assolutamente inorridisce quando vede all'interno di un manoscritto, cioè comunque andando a sottolineare con un inchiostro blu in questo caso. Allora notate una cosa, questo inchiostro blu non corrode la carta, così come non l'ha corrosa l'inchiostro sopra. Allora, una piccola cosa che notiamo sin da ora è che nel presunto atto di morte del Caravaggio manca qualcosa di fondamentale quando si registra la morte di qualcuno. In qualsiasi registro dei morti, purtroppo in vita mia ne ho consultati da tanti, dall'alto al basso medioevo, dal Rinascimento al Seicento, si indica sempre il luogo della sepoltura del morto. È importantissimo ricordare dove viene sepolto. Qui manca, in questo atto di morte del Caravaggio, manca l'indicazione del luogo di sepoltura. Ora, come analizziamo solitamente gli inchiostri? Con spettrofotometria infrarossa in riflettanza totale attenuata. E questo ci dice moltissimo sulla composizione degli inchiostri. Allora, una cosa importante è che il registro dei morti mette in evidenza tracce di solfati di ferro e rame. L'inchiostro presente nel registro dei morti presenta queste tracce di solfato di ferro e rame, cosa che invece non vediamo qui anche a occhio nudo, senza utilizzare nessuno strumento. La differenza è evidente. Ancora una volta ve lo faccio vedere per farvi capire di che cosa sto parlando. E quindi nessun segno di corrosione della carta ci porta a quale conclusione? Che siamo in presenza di inchiostro di china e non inchiostro a base di ferro gallico, come avveniva fino al 600-700. Tanto per farvi un paragone rapido, qui vedete, passo in rassegna vari documenti dell'Ottocento che non corrodono minimamente la carta. D'altronde è il motivo principale per cui poi è stato adottato l'inchiostro di china, soprattutto nella stampa. Ancora, questo invece è un documento del tardo 600 dove la corrosione è evidente. Passiamo molto rapidamente, non voglio prendere troppo tempo, ad un'analisi diplomatica e paleografica di questo documento, chiamiamolo così. Allora, sappiamo una cosa importante: questa che vedete non è la mano del Piovano che teneva il registro dei morti che vi ho mostrato prima. Si chiamava Jacopo de Ventura e nel 1609, a quanto pare, de Ventura non si trovava a Porto Ercole, ma a Roma. E allora alcuni hanno ipotizzato che proprio questo sia il motivo per il quale la morte di Caravaggio non sia stata registrata ufficialmente nel registro dei morti. Però questa non è neppure la mano del suo sostituto, padre Guglielmo Guglielmi. Tra l'altro, se fosse stata la mano appunto di Guglielmi, avremmo potuto giustificare una singolare redazione, perché come vedete la grafia è davvero molto singolare per essere una grafia del 600, è assolutamente molto tremolante. C'è inoltre un'altra anomalia in questa registrazione compiuta sul foglio sciolto, ossia proprio l'utilizzo di entrambi i lati della carta e questa linea tirata qui, che ha un senso nel registro dei morti, perché allora si tira una linea e si annota la morte di un'altra persona, mentre qui si tira la linea e sotto non appare assolutamente niente, bisogna girare il foglio per trovare invece l'annotazione della morte di Montero.
che anch'essa è in posizione anomala perché è perfettamente giustificata, abbastanza strano. Comunque, una cosa indubbia è che si tratti della stessa mano qui che ha annotato entrambe le morti. La scrittura di entrambe le annotazioni dunque è particolarmente incerta, che può essere segno o di scarsa alfabetizzazione. Non possiamo escluderlo, ovviamente, perché vedete che praticamente è come se ogni singola lettera o numero fosse ragionato nel momento in cui viene scritto. Oppure anche quando analizziamo appunto carte, soprattutto documenti antichi, è anche indizio di camuffamento del proprio usus scribendi. E soprattutto se lo strumento scrittorio che si utilizza, qui probabilmente un pennino, è diverso da quello che si è soliti utilizzare. Praticamente se utilizziamo una penna, il passaggio a uno strumento scrittorio come un pennino e l'utilizzo di inchiostro fa sì che la nostra grafia non sia così fluida e il nostro ductus non sia regolare come lo è di solito quando utilizziamo appunto la penna, e quindi lascia enormi dubbi l'appartenenza di questa scrittura agli inizi del 600. È anomalo il fatto che le lettere siano, qui lo vedete, senza nessunissimo segno di legature. È troppo recente il disegno delle lettere con occhiello, A e O, della V, anomalo per l'epoca poi il segno della R, il modo in cui è stata tracciata la R. Poi, dal punto di vista, qui vedete un esempio di grafia secentesca con appunto tutte le legature, cosa che manca completamente invece in questo foglietto. Dal punto di vista linguistico e filologico, che cosa possiamo dire? Al di là dell'anno sbagliato, perché questo è evidente, c'è scritto 1609, sappiamo che il Caravaggio morì nel 10. Qui continuo a far vedere, a paragonare praticamente la grafia di sopra con una grafia invece ottocentesca, e vedete che il ductus, ad esempio, della M più simile lo è soprattutto quello della R. Anzi, è davvero molto molto simile, completamente differente da una R seicentesca di cui abbiamo traccia proprio vicinissima qui nel registro dei morti. Questa è la grafia di De Ventura. Particolare anche quella, la notazione della data. Per esempio nel registro dei morti abbiamo sempre A, il giorno, qui 21 di gennaio, mai a lì, eccetera. Però va bene. Per quanto riguarda la datatio, si è tentato di giustificare l'errore di datazione con un presunto uso senese. Quindi appunto, vi dico, dal punto di vista filologico, come giustifichiamo, come possiamo giustificare questa strana datazione? Un presunto uso senese, però chi ha affermato questa, così, chi ha avanzato quest'ipotesi per giustificare l'errore, evidentemente non ha dimestichezza con i documenti d'archivio toscani. Perché? Faccio un rapido riassunto, so che siete al corrente della cosa. Dal Medioevo sino al 4 ottobre del 1582 si faceva iniziare l'anno o il primo gennaio secondo il cosiddetto stile della circoncisione, o il primo di marzo secondo lo stile veneto, o il 25 di marzo, stile dell'incarnazione, stile fiorentino, stile senese, praticamente stile di tutta la Toscana, tranne che, cioè anche a Pisa, ma a Pisa l'anno in realtà era avanti di
di un anno proprio. E comunque iniziava il 25 di marzo. Abbiamo anche lo stile bizantino con un inizio di anno al 1° settembre, ed è quello che troviamo in tutti i documenti del sud Italia, oppure ancora il 25 dicembre, stile della Natività, il giorno di Pasqua, secondo lo stile francese. Ma noi appunto abbiamo una testimonianza che ci dice che il Merisi sarebbe morto il 18 di luglio del 10. Allora, guardate, ho fatto così, giusto per avere subito sott'occhio perché si tratta comunque di un errore, quell'indicazione del 1609. Immaginiamo, questo è l'anno gregoriano, quindi abbiamo il 1610, un anno gregoriano che inizia il 1° di gennaio, seppur interrotto l'audio, professoressa. Professore, mi viene. Ecco, professoressa è tornata, si era bloccata momentaneamente. Purtroppo è la rete, dove siete rimasti? Seppur sul 1610. Ah, perfetto. Niente, praticamente che cosa accade qui? Non ci interessa quando inizia l'anno, il fatto è che il 18 di luglio è sempre uguale, sia se contiamo l'anno ab incarnazione o se contiamo l'anno secondo l'inizio gregoriano. Quindi è proprio il fatto che siamo a luglio e non nei mesi che separano gennaio da marzo. Seguite? E quindi poi, rispetto alle tipiche annotazioni nei libri di morte, che cos'altro ci colpisce dal punto di vista proprio filologico? Qui compare il cognome. Si è parlato prima di Federico Borromeo, che scriveva del Caravaggio chiamandolo Michelangelo Caravaggio, non aveva riportato, non si parlava del cognome, non veniva presentato come Michelangelo Merisi da Caravaggio, dipintore. Tutte queste indicazioni sono molto particolari. Linguisticamente è anomala, per esempio, qui in questo contesto in cui troviamo morse, che è un verbo di uso trecentesco, cioè dal 300 in avanti di area toscana e proprio della lingua curiale, anche lo nota lo stesso Dante nel De Vulgari Eloquentia, ed è un verbo utilizzato nel registro dei morti, però il nome è angelo e non agnolo, ad esempio, come sarebbe normale, verrebbe normale a chiunque si trovasse in Toscana in quel momento. E quindi diciamo che desta qualche sospetto, perlomeno, questa lunga indicazione così del nome del pittore. E inoltre, ospedale, c'è l'indicazione di Santa Maria, l'ospedale di Santa Maria Ausiliatrice, di cui non abbiamo nessunissima traccia nei documenti seicenteschi. Non esistono riferimenti espliciti a luoghi di culto con questa intitolazione dopo il 7 ottobre del 1571, ma abbiamo qualche riferimento alla Santa Maria. Perché ho detto 1571? Perché, vabbè, in questo contesto mi sembra inutile ricordarlo chi è Santa Maria Ausiliatrice. Comunque, ovviamente, è la Madonna che ha aiutato durante la battaglia di Lepanto, per questo ho fatto riferimento al 1571. Non abbiamo appunto documenti che ne parlino. C'è qualche accenno invece in documenti ottocenteschi.
Tra l'altro, una cosa che mi preme notare è come ausiliatrice qui sia una riscrittura in realtà sopraassunta. E questo lo si vede chiaramente. L'ospedale di Santa Maria Assunta esisteva, sì, dal 300, però ad Orbetello aveva un centinaio di letti, si può ricostruire tutta la storia di questo ospedale, non è però l'ospedale che ci interessa probabilmente. Questo ve l'ho già fatto notare, questa particolare indicazione della morte appunto del signor Michele, guardate, si somigliano molto queste due annotazioni, nell'ospedale senza il raddoppiamento, però qui manca l'indicazione della sepoltura. Allora, per farla molto breve e arrivare ad una conclusione rapida di questo, di quanto vi ho detto, ovviamente poi negli atti del convegno sarà molto più precisa. Sebbene la carta sia seicentesca, il foglietto presenta diverse anomalie. L'inchiostro non è seicentesco perché è a base di ferro gallico, non è a base di ferro gallico, ma di china. Lo strumento scrittorio, probabilmente un pennino, genera un ductus incerto. Dal punto di vista paleografico, la scrittura è ascrivibile ad un'età compresa tra la fine dell'Ottocento e la fine del Novecento. Anche la datazio, come abbiamo visto, è incongrua. Vi sono incongruenze linguistiche, inoltre la rifilatura è un fortissimo indizio di falsificazione. Ad esempio, chi si occupa di manoscritti sa che questo era il modus operandi del maggior falsario con cui siamo confrontati come codicologi, che era lo Spanish Forger. Si tratta di un falso, però, di una contraffazione, di un semplice appunto personale di qualcuno che invece ha utilizzato una carta strappandola via dal libro all'interno del quale poi è stata trovata, un appunto personale. Ovviamente quello che mi sento di dire è che non si tratta di un appunto preso nel 1609. Un falso, nella realtà giuridica, diciamo che il falso non è mai fine a se stesso, quindi all'interno dell'ampia categoria dei reati di falso ve ne sono alcuni con dolo destinati a trarre in inganno o un numero ristretto di soggetti o un soggetto solo. E insomma, ma è una cosa che dobbiamo domandarci di fronte a questo foglietto, se fosse un falso, cui prodest? E quindi io non do nessunissima risposta qui, faccio a voi la domanda, ho semplicemente proposto così molto rapidamente un'analisi di questo foglio e quindi mi rimetto poi al vostro giudizio. Grazie. Grazie alla professoressa Rossi che ha dato prova di una continuità, sembra quasi paradossale a dirsi, con la relazione precedente all'insegna della analisi raffinatissima del dettaglio, del particolare, e dando una motivazione assolutamente incontrovertibile, molto, molto rigorose, di cui la ringraziamo. Mi piace precisare a ulteriore conferma che l'attribuzione del titolo di Auxilium Christianorum alla Vergine conferito da Pio V a seguito della presunta presenza miracolosa nel giorno della del Rosario e quindi della battaglia, in realtà però ha la prima codificazione scritta nell'edizione delle Litanie Lauretane del 1576, oltretutto viene approvata come definitiva solo nel 1601, quindi un ulteriore elemento a dimostrazione di come veramente molti elementi non tornino, e quindi a un certo punto è estremamente, siamo grati alla collega Rossi di questa veramente precisa, acribica, rigorosa definizione. Bisogna tenersela amica perché è pericolosissimo avere nemici di questa potenza. No, scherzo, ovviamente, bonariamente, e la ringraziamo davvero della sua precisissima relazione.
Bene, grazie. Grazie a tutti i relatori per essere stati rigorosi anche nel mantenimento dei tempi tecnici previsti. Sono le 17:26, quindi senz'altro chiedo ai relatori in primis, ma naturalmente a tutti coloro che lo desiderano, di partecipare alla discussione che ora avrà seguito e che mi piace quindi dichiarare aperta.